No Limit Texas, Lorenzo Zollo, 8 Pink UR, René Legati, seconda fila Pelé del Pino, Nino Palanga, 10 Northbound, Davide Cangiano. Mezzo meccanico che va per lasciare i concorrenti, problemi per Noble Room, gli altri che partono in prima fila con Nuvolo M che cerca di sopravanzare Iso Verde Ligure, quindi Olino Ormar che si parcheggia in terza posizione della corsa davanti a Unice Fonte che comunque parte non male. E quindi sulla retta opposta c'è Nuvolo M a fare da battistrada e tutti lì con Onice Fonte che abbandona subito la quarta posizione per portarsi al largo del battistrada. Vediamo che cosa decide di fare Dario Battistini, se Onice Fonte passa poi diventa dura da battere, c'è il disco verde, quindi Onice Fonte nuovo leader dopo il completamento dei primi 400 in 29, si arriva così a 600 percorsi nell'ordine del 43 e 4. Onice Fonte quindi davanti alle tribune che allarga un po', e quindi sempre Nuvolo M a seguire davanti a Iso Verde Ligure, si formano così le pariglie esterne con il primo a venire No Limit Texas che si trascina Pink O'Ware lungo la corda, sempre Olino al Mar, mezzo miglio comunque percorso in 59,9, il ritmo comunque niente male quello tenuto da Onice Fonte, la corsa è ancora lunga, si va così al chilometro nell'ordine dell'1,15 e 2. Onice a comandare su Nuvolo M, quindi Iso Verde tutti lì con il numero 5 di Olino al Mar che resta coperto dal 7 di No Limit Texas che ora avanza con alle spalle Pink UR, quindi lungo la corda northbound con all'esterno il 4 rimesso di Nobel Room. Poi ancora Pelé del Pino ad attendere gli eventi a chiudere il 6 di Prataline. Si va così con la piegata di sinistra, ritmo costante quello tenuto da Lucio Becchetti, perché ancora un 31,6 per questa frazione, si va ancora da 1,17. A questo punto non c'è fretta, il ritmo comunque è buono, Onice Font che controlla tutto, con Nuvolo M ben appostata ora, Pink UR decide che bisogna svegliare un po' il ritmo e va così ad aggirare il 7 di No Limit Texas. Cavalli così a 7,50 dal palo, Pink UR che ora si mette sulle tracce di Onice Font e Nuvolo M. Cavalli che escono dalla curva ai 600 finali con una frazione in 14,2, ora accelera Onice Fonte che prova la fuga a palo lontano, lascia un po' sui passi Nuvolo M che resta a 2 di margine, quindi si esaurisce lo spunto di Pink UR lungo i birilli, segue bene Iso Verde Ligure, 15,2 di là Onice Fonte che imbocca l'ultima piegata in saldo vantaggio. Nuvolo M che cerca di abbozzare, si migliora Iso Verde Ligure all'esterno, poi lungo la corda Olino al Mar, Onice Fonte comunque ne ha 4 e imbocca la retta d'arrivo, Onice Fonte, Lucio Becchetti in avanti, poi Nuvolo M che cerca di difendere la piazza da Iso Verde Ligure, Onice Fonte che fa una passerella d'onore e viene a vincere in scioltezza davanti al 2 di Iso Verde Ligure per il terzo, il numero 10 di Northbound. 1,16 la media totale sui 2.400 metri per una vittoria. Coi fiocchi 2,28 al totalizzatore, primissimo piano, il raddoppio consecutivo per Onice Font, la scuderia Petrarchi, Lucio Becchetti, il training e in salchi. E vedete che l'ordine d'arrivo probabile e ufficioso 1,2,10 per la quarta corsa dell'ippodromo di Monte Giorgio è tutto, linea alla regina.